Beh, ce ne stiamo accorgendo con la guerra in Ucraina, quando si apre la guerra del grano, poi alla fine andiamo in difficoltà anche noi, perché noi siamo importatori di grano e aumentano i prezzi del pane e della pasta a livelli insostenibili. Ma insomma, al di là di questo, ci stiamo rendendo conto che il comparto agricolo, agroindustriale non è un comparto marginale delle economie contemporanee, è un comparto decisivo. Agricoltura significa ricerca scientifica, significa fare i conti con l'ambiente, significa affrontare in maniera seria il problema delle risorse idriche. Noi siamo orgogliosi perché in Campania abbiamo approvato un piano per l'autonomia idrica della regione per 3 miliardi di euro. Cioè vogliamo nell'arco di 3-5 anni essere pienamente autonomi per le forniture idriche potabili, industriali, agricole, sapendo che questo sarà un problema per i decenni futuri. Poi ovviamente dobbiamo valorizzare il nostro comparto agricolo, campano e salernitano. Nella provincia di Salerno l'agroindustria pesa per il 10% dell'economia e abbiamo delle produzioni di assoluta eccellenza. Siamo leader nel comparto ortofrutticolo e le nostre aziende della Piana del Sele, che lavorano alla quarta gamma, cioè l'ortofrutta che viene pulita, lavata ed è pronta per il consumo, copre credo quasi il 50% del mercato tedesco. Quindi abbiamo veramente delle grandi aziende, delle grandi opportunità. Voglio dirlo, abbiamo varato qui un ITS. L'ITS è un momento di formazione per i ragazzi delle scuole medie superiori che vogliono lavorare nel campo agro-industriale. Si fa la formazione dentro le aziende, dentro le industrie alimentari e c'è un percorso lavorativo garantito. Quindi io invito le ragazze e i ragazzi a iscriversi all'ITS agroalimentare che abbiamo deciso di realizzare in provincia di Salerno. È una bella sfida, c'è questo evento che dura 5 giorni. Recuperiamo anche le nostre tradizioni alimentari, sarà un'occasione per mettere in discussione la nouvelle cuisine, queste porcherie che ci propinano come cose moderne e invece rimangono porcherie. Sarà bene valorizzare le nostre tradizioni alimentari e poi in aggiunta facciamo pure gli esperimenti con la pastiera scomposta. Però manteniamoci su una linea di valorizzazione delle nostre tradizioni alimentari che sono straordinarie. Presidente, sostenibilità, transizione ecologica, lei ha posto molte volte l'accento anche sulle difficoltà legate alla burocrazia che spesso impediscono questi percorsi virtuosi. È uno degli ostacoli di fondo che ha l'Italia. Questi ostacoli stanno crescendo ovviamente perché il governo sta facendo delle cose demenziali. Cioè sta centralizzando tutto a Roma. I nostri amici al governo sono convinti che più portano a Roma risorse, poteri, più prendono voti, non hanno capito che così andranno a sbattere contro un muro di cemento armato. Questo sta avvenendo per i fondi sviluppo e coesione. Da un anno sono bloccati 20 miliardi destinati al sud e adesso stanno preparando un'altra cosa demenziale. Cioè vogliono fare un'unica zona economica speciale, un'unica ZES, però controllata da Roma. Provate a immaginare centinaia di industrie che si vogliono installare nell'area meridionale, che devono mandare le pratiche a Roma. L'Italia è morta in queste condizioni, però avranno modo di rendersene conto. Allora lei mi chiedeva sulla burocrazia, questo è uno dei temi decisivi anche per lo sviluppo dell'economia e per la creazione di lavoro. Se continuiamo a metterci 3 anni per avere un parere ambientale, l'Italia è morta, ma ripeto, stanno facendo di tutto per riportare l'Italia indietro di 10 anni.